Tino, guardalo. Tino, guardalo. È cattivo? No, non è cattivo. Il cane è cattivo in generale, ma no. Lui è Venom, è un pitbull. Vuole sottolineare. Hai ragione, lo sappiamo che sia un pitbull. Tu invece sei Nicola. Nicola. Come la vedi questa storia dei pitbull che qualcuno dice... Dipende tutto dai padroni. Dipende tutto dai padroni. Come tu lo è? Il padrone. Come l'hai educato? È andato a scuola, ha fatto tutto il cane. C'ha 8 mesi, è un pezzo di pane. Siediti. Sì. No, Tino. Ho detto siediti. No, all'occhio di ghiaccio, mi sta guardando malissimo. Nicola, come la vedi questa storia? Ci sono stati due casi in cui due bambine sono state azzannate dai pitbull. Dipende tutto dal padrone, te lo ripeterò all'infinito. Secondo me è stato il padrone. Ma poi l'ho portato in giro senza guinzaglio, senza niente. Perché il cane senza guinzaglio? E questa storia della muceruola? Io sinceramente non la indosso in questo momento. Perché tu, la passeggiata. Perché metti tu la muceruola. No, la passeggiata è tranquilla. Quando è più lunghe le passeggiate, volentieri le indosso la museruola. Ma ce l'hai comunque? Sì, ce l'ho comunque, nello zaino. C'ho tutto nello zaino, acqua, tutto nello zaino. Tutto. Ti sta dicendo che devi andare a fare il bisogno, quindi lo sto disturbando in questo momento. Venom, ti lasciamo libero di fare il tuo bisogno. È stato più fortunato di altri pitbull che diciamo, hanno poca educazione. Comunque, siediti, ti prego. No, non ti prego, siediti. Fammi capire. Se c'è il biscottino, sì. Ce l'ho il biscottino. Fammelo vedere, fammelo se no, tu lo riesci a fare. E dai, ti prego, Venom, siediti. Si è, no. Non si vuole sedere Tino. Se io lo dico a Tino, lui si siede, eh? È obbediente. Nicola, siediti, almeno tu, siediti. No, vabbè, yeah. Tino, questa storia dei pitbull sta prendendo una brutta piega, eh? È un dibattito che continua. Arrivederci, a te, a Venom. Oh, ha proprio l'impellenza, devi andare, eh? Non lo far aspettare ancora, dovesse azzannarti.